Benvenuti, oggi cerchiamo di vedere come fare questo tipo di immagini che vengono chiamate immagini 3D 360 gradi e vengono fatte sostanzialmente con una tecnica descritta da questo link che vi faccio vedere. In sintesi, quello che bisogna fare è bisogna ottenere almeno 8 istantanee fatte a differenti angoli. Dopodiché queste 8 foto vengono incollate assieme per fare quello che viene chiamato un panorama. Per fare ciò occorre fondamentalmente riuscire a generare queste immagini. Allora, una tecnica spiegata è quella di fatta a mano, diciamo, in cui le immagini vengono prese usando un comando TP e ci si sposta via via di un certo angolo, 24 gradi, questo, però questo genera sostanzialmente 15 immagini che coprono i 360 gradi. È un modo fattibile, si può fare, ma è un pochino noioso. Invece il modo che direi che è abbastanza interessante è questo, e cioè quello che carica una mod che si chiama Macro Keybind, la quale ha bisogno di scaricare prima, cioè se partite da una versione vaniglia, plain vanilla di Minecraft, dovete prima metterci il light loader, quindi installare la macro keybind, qui parliamo della versione 1.11, e poi infine usare uno script particolare, e questo script deve essere collegato alla mod, è agganciato a un certo tasto, e a quel punto lì si va in Word, cioè praticamente in Minecraft, e si mette nella condizione dove si vuole prendere la foto e si clicca, diciamo, il tasto associato. Quindi la cosa è abbastanza, soprattutto all'inizio è un pochino diciamo complicata perché bisogna installare tutte queste cose. Poi, una volta installate tutte queste cose, diventa abbastanza leggermente più semplice, nel senso che basta entrare in Word attivando la mod e poi cliccando lo Shift, lui crea tutte le 16 immagini e a quel punto lì viene ottenuta una sequenza di 15 foto. Le 15 foto devono essere incollate assieme attraverso un apposito programma che su Windows si chiama ICE, e c'è anche delle versioni che fanno più o meno le stesse cose anche per altre piattaforme. Una volta andati quindi su questo ICE, si prendono le 16 foto e secondo una determinata diciamo, impostazione vengono unite insieme per ottenere l'incollamento, quindi vengono incollate, cucite letteralmente insieme in modo cilindrico, e al termine di questa operazione si riesce a ottenere, diciamo, l'immagine. L'immagine viene poi esportata su un sito web o anche su Facebook, tramite un sito web, e quindi alla fine abbiamo ciò che ci interessa. Quindi questa è l'overview. Quindi idealmente installiamo la mod, quindi la prima parte che vi farò vedere installerà la mod, e poi facciamo l'incollamento del tutto e poi l'upload sul sito. Ok, quindi il primo passo da seguire per fare questa installazione è installare il light loader. Quindi partiamo da un'installazione pulita di Minecraft. Questo l'ho ottenuto andando fondamentalmente su % updata su Windows. Poi qui vedete che ho cancellato la punto Minecraft, l'ho rinominata in modo tale che a questo punto, se io faccio partire Minecraft, il fatto di far partire Minecraft, vedete, mi genera una cartella appunto Minecraft che su Windows è qua sotto, sotto il mio nome utente, quindi % updata %, su Linux e su Mac sono in cartelle leggermente diverse. Chi ha Linux e Mac di solito sa dove andare a trovare. Ok, allora adesso ho lanciato Minecraft, lui si è autoaggiornato, anche perché gli aggiornamenti li teneva tutti qua dentro, quindi si è scaricato tutto un bel pezzo.
E la parte iniziale, cioè quando parte adesso, parte cosiddetto plain vanilla, che in inglese vuol dire senza nessuna aggiunta. Ok, quindi in questo caso il Minecraft Updater ha aggiornato il launcher, quindi il launcher a questo punto parte e mi chiede l'autenticazione e quindi devo inserire. Mettiamo il. Oh signore, che sto usando ecco la tastiera che avete voi con l'italiana e quindi ho qualche piccola difficoltà. Era solo per fare il video esattamente identico a voi. Ok, quindi a questo punto l'idea è quella di entrare almeno una volta in modo tale da avere tutte le cartelle pulite. Quindi facendo play, a questo punto quello che succede è che lui entra e ha scaricato tutto quello necessario per potersi collegare e va bene così. Intanto che lui scarica andiamo un po' a vedere le istruzioni da fare, quindi dobbiamo scaricare Light Loader. Perfetto. Allora, Light Loader basta che clicca su questo link, oppure anche, vabbè, Light Loader, tanto io vi do il link di questa pagina dove trovate i link già fatti, quindi clicco su Light Loader. Vedete che mi porta sulla pagina principale di Light Loader, vado su Download e mi fisso la 1.11.2 e se sono su Windows mi scarico questa versione, quindi la snapshot 1.11.2 che è l'ultima in questo momento. L'ho già scaricata. Va bene, comunque si chiama 1.11.2.0.0 snapshot.exe. Ok, vabbè, io l'ho già scaricata, me la vado semplicemente a prendere dal mio disco, voi ve la scaricherà in un posto. Andiamo a vedere se è arrivato tutto, no? Quindi bisogna aspettare ancora un istante che scarica tutto l'universo della 1.11.2. Comunque l'idea è che non appena si è scaricato tutto io possa lanciare l'installatore che abbiamo appena visto. Questo qui è 1.11.2.0.0 snapshot, che però ovviamente devo farlo in maniera quando ho finito tutto. Visto che sta impiegandoci ancora altro tempo, andiamo a scaricarci il resto. Quindi torniamo sulla pagina da dove eravamo partiti e andiamo a scaricarci gli altri pezzetti. Quindi eccolo qua, quindi prendiamo il macro keybind. Qui cosa facciamo? Ok, quindi light loader più. Beh, vediamo un po' la pagina del macro keybind. Cosa dice? Ok, qui spiega come funziona. Ok, quindi dice semplicemente di scaricare la funzione per light mode. Ok, e qui ci sono i vari download links, quindi ci scarichiamo il filetto, questo qui. Quindi scarichiamo anche questo, downloads. Quindi, ok. E così abbiamo. Ok, direi che questo è quanto, quindi abbiamo i due filetti che ci servono. Andiamo a vedere a che punto è. Ok, ancora lì, quindi direi che spengo un attimo la registrazione e riprendo quando ho finito. Ok, direi che l'ha scaricato, quindi si è partito. Se vogliamo abbassiamo la voce. Ok, quindi a questo punto la cosa più interessante è quella di uscire dal launcher. Ok, via. E di dare, diciamo, fuoco alle polveri, nel senso lanciare il nostro Light Loader Installer che abbiamo scaricato all'inizio. Quindi lanciamo questo punto .exe. Già fatto un po' di video che fanno vedere come funziona. Il default di solito va bene, quindi prende la versione a cui può ingacciarsi, che è la 1.11.2. E il nuovo profilo si chiamerà Light Loader 1.11.2. Qui dice comunque dove si trova la nostra cartella. Io
che nel caso di Linux o di Mac potrebbe essere interessante. Quindi facciamo ok, lui è molto rapido, ha generato un profilo che si chiamerà Light Loader 1.11.2, ok? Quindi per essere sicuro che l'abbia fatto, quindi facciamo sempre questo test. Adesso dobbiamo partire con Minecraft. E dobbiamo scegliere quel profilo nuovo. E come sapete c'è il piccolo trucco perché qui... ah no, si vede, quindi ce la fa vedere che c'è un profilo Light Loader 1.11.2. Sapete che se non lo vedete dovete andare qua nelle settings, no? Launch Options. E fare Add New e mettere l'opzione nuova, ma non è stato questo il caso, quindi sicuramente noi lo lanciamo per essere sicuri, per controllare che l'abbia effettivamente lanciata. Quindi abbiamo la versione 1.11.2 o quella che sarà quando voi deciderete di lanciarlo, e se il Light Loader si è installato correttamente, e non è questo il caso, quindi vediamo un attimo, devo averlo lanciato male. Lo rilanciamo perché doveva comparire in alto a destra un'apposita. Quindi Light Loader 1.11.2, clicco. Ok, adesso vedete che ha fatto una cosa diversa. Si è scaricato dei pezzi specifici e parte con questa tipica cosa di Light Loader. Direi che ci siamo. Ecco, quello che lo fa Light Loader quando lancia è di creare, sotto ci sono light config e mods, questi sono dei direttori che adesso andremo a esplorare. E qui vedete che compare questo paperetto che ci dice che la mod è stata installata. Noi dobbiamo comunque uscire perché adesso dobbiamo installare la mod effettiva, quella che abbiamo fatto adesso è soltanto il gestore di Light Mod, e andiamo a questo punto sul keybind che abbiamo scaricato, 1.11.2. Ah, ok, deve essere questa, la mod macros 0.14.4 che abbiamo scaricato prima. Quindi questa mod dobbiamo scaricarla sotto .minecraft mods e la mettiamo sotto la versione a cui si riferisce, quindi qua. Quindi mod macros la mettiamo qua. Ok. E a questo punto andiamo a verificare se effettivamente è stata riconosciuta con Minecraft. Quindi vedete. All'inizio devo fare un po' di volte questa operazione, ma se lo fate pezzo per pezzo, vediamo che tutto va alla perfezione. Quindi start è di nuovo quello. Se ha riconosciuto la nostra mod, qua dovrebbe comparire l'informazione che la sta caricando. Infatti direi che keybind me l'ha fatto vedere sotto e quindi ci siamo. Ok, vedete che il macro keybind sicuramente è stata installata. Ora, quello che succede è che dobbiamo configurare il comando per attivare la mod, che di default è il backtick, ma che è difficilissimo da usare su... mettiamo a schermo intero. Ok, diciamo... dobbiamo farlo questa cosa qua, perché se no non riusciamo a fare il backtick. Backtick è l'apostrofo rovescio che usano gli americani e che in Italia non usiamo, quindi non c'è sulle nostre tastiere. Qui andiamo a Configure Keys e andiamo a vedere un attimo, dunque, Macro Settings, quindi questo, ecco, vedete, questo qui è Shift più Grave, e il Grave sarebbe questo famoso tasto che noi non abbiamo. Quindi come facciamo? Clicchiamo su questo tasto, col clic, e poi scegliamo un altro tasto. In questo caso io scelgo dalla tastiera questo qui, praticamente il backslash, proviamo a vedere se va bene. E vedete che una volta cambiato quello, mi ha cambiato anche questo. Tra l'altro il backslash per inciso è nello stesso posto in cui dovrebbe esserci il tastino backtick sulla tastiera americana, ma era giusto per intenderci, cioè se non fate questo mestiere non riuscite a operare.
Quindi facciamo done e a questo punto direi che abbiamo fatto il nostro abbiamo attivato la nostra macro, ma attenzione, c'è ancora un pezzettino e questo pezzettino significa scaricare proprio la macro effettiva. La macro effettiva si trova qua. Questa macro, ho detto che questo script, quindi faccio questo, lo devo mettere sotto light config common macros. Quindi devo prendere questo, tasto destro, salva link come, e vado sotto il mio percento %updata Minecraft, ok, poi abbiamo light config common macros, ok, e qua dobbiamo salvarlo come panorama.txt, ok. Questo, diciamo, è tutto per la prima impostazione. Adesso nella prossima videata vedremo come fare poi l'ultima associazione. No, anzi, facciamo subito, così terminiamo tutte le parti di impostazione. Quindi andiamo qua. A questo punto vedete che possiamo fare shift backtick, no, backslash non ha funzionato. Ok, lo vediamo magari nella prossima videata. Ok, ho ripetuto l'installazione con la versione 1.11, così posso farvi vedere Edu3D che funziona con la 1.11. La differenza è che adesso c'è un profilo 1.11 e sotto Minecraft Mods c'è anche l'1.11 dove ho installato anche lì la versione Light Mod, che è leggermente diversa da quella della 1.11.2. E ora entriamo in Edu3D e vediamo che siamo qua in un punto abbastanza interessante dove c'è praticamente dietro di noi una fontana, davanti a noi in sintesi questo è una chiesa, e quindi voglio provare a fare una foto a 360 gradi di questa cosa qua. Allora, come faccio a farlo? Seguiamo sempre le istruzioni, e le istruzioni ci dicono di allora, abbiamo installato lo script common macro che si chiama panorama.txt. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare shift barra rovescia, backslash, quello che abbiamo impostato, vi ricordate, nella volta prima. Quindi entriamo, quindi qua facciamo, ecco, una cosa interessante, sarebbe meglio avere, intanto configuriamo l'altro, quindi facciamo shift. Ecco, shift ovviamente ci fa tornare a terra, ma poi vediamo, facciamo shift backspace e vedete che ci fa vedere una serie di tasti, alcuni rossi vuol dire che fanno già delle cose, grigi vuol dire che potrebbero essere utilizzati per fare il nostro effetto. Quindi noi proviamo a scegliere il lo Z, adesso vediamo un attimino il dunque lo dice di impostare un tasto a nostro piacimento, dollaro dollaro minore panorama.txt maggiore, quindi noi lo facciamo, quindi facciamo da qua, premiamo Z e poi facciamo dollaro dollaro minore panorama.txt, ok, e poi facciamo quindi save. A questo punto quello che succede è che Z, vedete che è associata a dollaro dollaro panorama.txt, quindi chiudiamo questa cosa qua e abbiamo la nostra immagine. Quindi quello che dovrebbe succedere è che se facciamo Z, ecco, dovreste evitare di avere scritte, gente che si muove o altre cose, no? Però l'idea è che facendo Z, ok, vedete che la mod fa il suo mestiere, che è quello di fare 16 immagini. Ecco, se l'aveste fatto voi da soli diventava un casino. Invece facendo così voi potete andare sotto il quindi fate T, vedete che avete queste immagini registrate
e sono le nostre 15 immagini che quindi adesso lui ve l'ha messa in un posto adesso vi farò vedere dov'è, comunque c'è file info, vi dice dov'è, ecco vedete sotto updata roaming.minecraft screenshots e nel video successivo vi farò vedere come fare, trasformare queste 16, 15 foto, pardon, in un'immagine che poi incolleremo e genereremo l'immagine 3D. A questo punto abbiamo fatto le 15 immagini, dobbiamo costruire il panorama. Panorama come si fa? Dunque, qui dice di scaricare il ICE, che è Image Composite Editor, quindi le iniziali, da Microsoft Research, quindi andate appunto su questa pagina e qui avete la possibilità di scaricare il vostro programmino. ICE, Image Composite Editor. Io l'ho già fatto, quindi devo solo rintracciarlo, quindi ICE, Image Composite Editor, lo carico. Ok, lui vede se è il caso di aggiornarsi, direi che dovremmo esserci. Adesso io faccio una piccola tecnica per farvi vedere, quindi metto fondamentalmente. Cerco di metterlo in un angolino, lui e le istruzioni su cui ci basavamo qui, no? In modo tale da poter vedere. Mi sa che non ce la faremo, ma comunque ci provo. Ok, allora, quindi ecco qua, making panorama, quindi vediamo un po', o se no, vabbè, lo teniamo aperto. Alternativamente l'uno e l'altro e ci switchiamo con Alt Tab. Va bene. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è fare New Panorama from Images. Ok? Quindi New Panorama from Images e qua New Panorama from Images. Perfetto. Andiamo a cercare le nostre immagini che abbiamo detto sono sotto Updata, al solito, appunto Minecraft, Screenshots e qui abbiamo le immagini che abbiamo fatto. Quindi vedete che sono, cioè, date e ora in cui le abbiamo fatte e selezioniamo tutte le nostre immagini. Ok, qui sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, sono quelle che ci aspettavamo. Quindi dobbiamo aprirle, lui le apre e ce le fa vedere, vedete che sono un po' scure perché abbiamo fatte di notte. Ma vediamo cosa ci dice la guida. Ok. Quindi abbiamo fatto questa parte, no? E abbiamo aperto tutto. Quindi a questo punto dobbiamo selezionare Structured Panorama. Structured Panorama. E lì dobbiamo, che cosa dobbiamo fare? Camera Motion to Rotation Motion. Camera Motion to Rotation Motion. Rotating Motion. Perfetto. In the Initial and Corner and Direction bisogna cliccare. Mi fa fare la freccina che vada da sinistra a destra anziché dall'alto in basso e lo facciamo. Quindi vedete che lui va in questa direzione, noi invece dobbiamo fare così, ok? In modo tale da andare nella direzione in cui abbiamo preso le immagini. Poi cosa facciamo? Max out the columns slider. Quindi columns slider, qual è? Max out vuol dire metterlo tutto a destra, ok, in modo tale da avere tutta la nostra sequenza. Angular range to 360 degrees horizontally. Cosa facciamo? Questo, no, questo direi, ok. E poi cosa abbiamo? Auto overlap, clicchiamo. E poi next, quindi abbiamo fatto, dobbiamo fare next che è qua. Quindi avendo fatto next, lui si prende e fa l'allineamento delle immagini, poi compone le immagini e a questo punto lui dovrebbe aver dedotto, ci impiega un tot di secondi, dipende dal computer perché deve fare un bel po' di elaborazione perché deve prendere tutte le immagini, trovare dove sono simili e allinearle, eccetera, e vi fa vedere questa, diciamo, la parte di stitching.
Come vedete, questa parte sembra fatta bene perché vediamo le parti che ci interessano. Cosa facciamo qua? Dunque, va bene. Ok, qui dice che se non ci sono delle ovvie stupidaggini, allora possiamo andare alla stitch. Altrimenti dice di fare alcune opzioni di recupero. Ma noi siamo sullo stitch, andiamo avanti perché ci sembra buono. Quindi dobbiamo assicurarci che la proiezione cilindrica sia selezionata, e lo è. Poi andiamo sul Yaw per cambiare il punto centrale dello schermo. Lo Yaw direi che è questo, che può... non l'ho usato, io lo terrei così fondamentalmente. Perché dovrebbe andare. Sì, perché si può cambiare il punto centrale se qui mettiamo ad esempio 10. Ah, sì, cambia qual è il punto centrale su cui si entra. Ok, quindi potremmo voler partire, vedete, da qua. No, questo potrebbe essere interessante. Facciamo meno 90 per centrarsi, sì, sulla chiesa, se vogliamo che l'immagine sia centrata sulla chiesa. Questa direi che è fattibile. E poi facciamo next, quindi facciamo next, ok, e quindi siamo al cropping. Dunque il cropping dice di fare autocrop, quindi cominciamo a controllare autocrop. Autocrop, ok, in pratica ha tagliato automaticamente le cose. Qui dice left right 0 e mi sembra di aver visto che sono 0. Vertical crop to test. Ah sì, se avete troppo cielo potete aggiustare questi qua. Facciamolo un po' più in alto, un po' più in basso, in modo tale da avere la quantità di informazioni che ci interessa. Qui cosa ho sbagliato? Ah sì, ho cliccato male. Quindi a questo punto dovremmo poter fare next. Quindi se facciamo next, viene di fatto generata l'immagine, quindi l'export, e questa immagine può essere cambiata. Tipicamente la esportiamo come JPEG e la qualità a 75, dice lui. Quindi JPEG 75 lo è già. Quindi facciamo export to disk e ce lo salviamo anche qui. Cioè, quindi 12 aprile 2017 alle 15:59 stitch. Ok. Quindi questa è l'immagine. Vedete che questa immagine è tutta un po' alterata, ma l'abbiamo di fatto messa a posto. Ora, il prossimo pezzo è proprio quello di pubblicare questa immagine che abbiamo fatto su un sito che consenta la visualizzazione in modalità 360 gradi. Allora, uno dei tanti siti che possiamo usare è questo qui, 2VR, che permette di condividere un'immagine 360 per la virtual reality, cioè trasforma un'immagine in virtual reality. Questa è un'immagine che avevo fatto qualche giorno fa. Adesso noi proviamo a fare l'upload qua sopra dell'immagine, quindi selezioniamo la foto che vogliamo, la andiamo a prendere dal solito posto, updata, Minecraft, screenshot, e qui abbiamo la stitch, vedete che è l'immagine che ci interessa, ci dobbiamo mettere la nostra email su cui lui ci... questo serve a lui per sapere a chi riferire se vengono scaricate immagini non corrette. Photo title, quindi esempio chiesa per video, camera use non interessa, e sottomettiamo questa immagine a 2VR. Ok, quindi come facciamo adesso a prendere questa cosa? Dobbiamo andare nella nostra email. E nella nostra email vedete che abbiamo un link, che è questo, che cliccando ci consente di verificare la foto, e quindi questa foto a questo punto può essere per esempio condivisa su Facebook,
oppure viste. E la condividiamo sul nostro diario e quindi diciamo chiesa in Edu 3D ripresa a 360 gradi per il tutorial che sto facendo. Okay? Pubblichiamo su Facebook. Vediamo se ce l'ha fatta. Sembra troppo volenteroso. Proviamo a riprovare. Quindi condividi, pubblica su Facebook. Io vedo, magari ce l'ha pubblicata. Dunque andiamo sul mio flusso e sembra di sì. Dunque facciamo, cancelliamo quella doppia. E andiamo a vedere cosa è successo di questa immagine. Ah, bello. Quindi non l'ha fatta tanto volentieri. Vediamo se ce la fa quantomeno vedere adesso che c'è un problema locale. Comunque proviamo a vedere la nostra foto, chiesa per video. Adesso poi la pubblicherò. Direi che esiste. L'ha un pochino, vedete che probabilmente si può agire sui vari parametri in modo tale da migliorare la resa, perché sotto ad esempio non è ottima, ma l'idea comunque c'è. Quindi noi possiamo vedere la nostra immagine 3D, più o meno come se fossimo lì. Beh, questa è la tecnica che ho acquisito appunto da questi appunti. Probabilmente per evitare eventualmente alcune, avete visto, delle distorsioni, bisognerà agire su alcuni di questi parametri, se vogliamo, fare un po' di esperimenti anche voi. Ma l'idea è che alla fine si riesce a condividere in maniera abbastanza limpida le nostre esperienze su Minecraft in 3D.